Bene fans, siamo fermi a Campodolcino perché ci siamo fermati a fare la foto sotto il cartello. Come copertina del video ci sta un passo dello Splugen notturna. Esatto. E niente, si è appena fermato un tizio a chiederci se andava tutto bene perché... Un tizio di nome Peter, è lo stesso di Spotify Premium. Ah beh, allora. Niente, sono le 22.48 e direi di proseguire. No, il tuo orologio avanti, sono le 22.37. Ah, ok. Anche oggi arriviamo presto domani. Esatto, cosa mangiamo? Latte con cereali anche oggi. Ma io mangerei la polenta col cervo. La polenta col cervo? O i pizzoccheri. Ciao fans, nella seconda parte di questo viaggio siamo partiti dai piedi del passo dello Spluga, abbiamo fatto tutta la strada che sale fino ad arrivare al lago, senza trovare nessuna forma di esseri umani, il che è stata una gran figata visto che la strada era solo per noi. Una volta arrivati al lago abbiamo proseguito con l'intento di arrivare fino al passo vero e proprio al confine con la Svizzera, ma appena fatta la prima curva dopo il paese abbiamo trovato la sbarra abbassata. Ed è proprio qui, davanti alla sbarra abbassata, che ci eravamo salutati. Possiamo quindi ora lasciarvi con la terza parte di questo viaggio. Buona visione. La cima dello Splug è lì sopra, ma... cioè, potremmo anche aggirare la sbarra, eh. Però... non vorrei che su alla dogana svizzera ci sia i doganieri che ci rompono le palle. Niente, quindi adesso cerchiamo un punto tattico dove far fare la pipì a Luna e da dove far decollare il drone. E ci costiamo il tramonto qua in cima dello Splug. Siamo a 1908 metri con 11.1 gradi. E li sento tutti sulle mani. Un po' freddo le gambe. Dovrò comprare un kiwi per le mani. Ma le mani non parliamone. Ah, guarda che l'albergo della posta è aperto. Ah sì? C'era il cameriere che guardando fuori ha pensato: ma questi due qua in giro alle 8:30 di sera in moto dove c***o vanno? Minchia, non arriva su un beh, ma figurati qua. Ma poi pensa, questi vivono col turismo, con la gente che passa per fare il passo Spluga. Magari nel weekend qualcuno sarà anche salito col sole a farsi il giro in moto. Sì, beh. Però sì, in settimana comunque è lontano da tutto. È un periodo difficile. E comunque mi stanno sul c***o le mascherine, sembra che siamo tutti appestati. Io sto nel mio autoisolamento. Sì, ma non vedi neanche più la gente che sorride, cioè, boh, è proprio una merda. Vabbè, ma io già non sorridevo prima, quindi non mi è cambiato niente. Vabbè, allora puoi anche vivere da solo, come io sono una leggenda. Dove le aggrada urinare? Doveva bene anche lì. Lì era il posto dei moscerini. Però non ci saranno, ci sono anche i sassi per sedersi. Inversion, please. Adesso accostiamo qua. Enduro, ancora una volta. Tac. Parcheggino. Oh. E andiamo a farvi vedere il lago da in cima ai sassi, vedere cosa si vede intorno. O no? Pensavo dicessi andiamo a far vedere la pipì di Luna. Beh, magari se gli interessa anche quella gliela facciamo vedere. Non penso proprio. Ma dobbiamo staccarle. Ma là siamo qua. Beh, tu sei qua, giusto? No, perché se devo andare a fare la pipì qualcuno deve stare qua. Luna e le paturnie su, qualcuno deve stare qua prima che ci rubano la moto. Ma chi ti deve rubare cosa? Perché devo andare a fare la pipì? Ma vai, ma cosa stai aspettando? Ok, allora vado. Tu hai detto devo andare là. Infatti ci vado lo stesso. Ma io ti lascio qua i guanti, il casco, eh. Ma chi te li ruba che non c'è in giro nessuno? Ecco, se provano a rubarmi la colpa è tua. Ma sicuro, guarda,
pieno di gente che adesso ha detto: guarda che si è fermata l'una, adesso vado lì e rubo le cose dalla moto. Guarda qua, guarda quanta gente. E magari passa uno e me ne ruba. Cosa ne sai te? Fidarsi bene non fidarsi è meglio. Vi facciamo vedere cosa si vede da qui. Questo è il lago di Montespluga. Spettacolo. Si sente solo il rumore del torrente là dietro. Ma tra un po' si sentirà il rumore della pipì di luna. Many hours later. Bene fans, sono le 10. È buio come potete vedere, molto buio. Stiamo per partire da Montespluga adesso. Abbiamo fatto delle bellissime riprese col drone che avrete già visto. Cambio di visiera tecnico, visiera trasparente, perché guidare col buio con la visiera a specchio su queste strade qua, pessima idea, veramente pessima idea. Minchia, mi si appanna la visiera, non vedo niente. Ma poi mentre vai non si appanna. Bene, guanti invernali messi. Direi che possiamo salire in moto e iniziare anche questa avventura di discesa al buio. Non vedo l'ora. Comunque per la cronaca c'erano 10.1 gradi. Minchia che freddo. I piedi non li sento praticamente più. Anch'io. Ok, strada. Oh, con la visiera così si vede bene. Cioè non è vero che il Duke non illumina, è che la visiera specchio non ti fa vedere veramente una cippa. Io c'ho la visiera appannata, non vedo un cazzo. Si sta appannando anche la mia mentre respiro. Ok, non vedo più niente neanch'io. Tra la visiera appannata e il tuo cazzo di faro che mi punta negli specchietti. Se vuoi metto gli abbaglianti. Che peggio ancora, immagino. Che freddo! Fans, fa veramente freddo ed è talmente buio che non riesco a leggere neanche il termostato che ho sul manubrio. Montespluga è un pochino illuminato. La strada non ha un lampione neanche per sbaglio. Ah beh, guarda, però con gli abbaglianti si vede tanto di più. Freddo! Che strada facciamo? Quella bella. Ah, ok. Ma ci vedi o non ci vedi un tubo? No, ci vedo, ci vedo. Sto cercando di respirare il meno possibile. Va qua, proprio bella la discesa al buio. Non sento più un cazzo. Cioè, tipo, le dita dei piedi mi dovranno amputare perché non le sento più. Pensa che io ho la presa d'aria che non posso chiudere. Wow, che bello. Quando arrivo a casa sto sotto la doccia tipo un'ora, calda. Stiamo sotto la doccia tipo un'ora. Ma se non ci stiamo dentro una doccia in due. Ma siccome fa freddo ci staremo. Ah. Guarda un coniglio. Oh, conigli. Che belli. No, una lepre. Povero coniglietto. No, era una lepre, non hai visto le orecchie come erano lunghe? Sì. Ecco, andiamo, già stavo andando piano. Andiamo piano perché qua saltano fuori gli animali selvatici. Metti che appare uno Snorlax selvatico, cosa fai? Uno Snorlax. Grosso, se gli va addosso ti disfi. Guarda un altro. Oh, guarda! Ma non è una volpe. Cos'è questo? È un tasso. Ma cos'è sta roba? Un tasso? È un tasso. Ma pensa che figata farlo d'inverno. Ma che freddo. A parte il freddo. Rischi di cadere ogni volta. Fa freddo, ma che brutto. Ma secondo me se becchi la giornata giusta e stai molto attento e hai le gomme giuste, ti diverti. Sì, beh, ok. Però preferisco farlo in macchina al caldo. Vabbè, col sedile acceso. Esatto. Oh, che bello, quanto mi mancano. Guarda, attenzione! Ah, ma c'è la galleria col sensore, hai visto? C'era il sensore sopra. Che fico. Guarda qua un altro. Eh sì. È stato bello finché è durato. Prendiamo la strada diversa da quella da prima, che questa qua è un po' più tranquilla. Scende in più chilometri, ma è meno tortuosa e con sto buio qua mi sento più tranquillo. Oh, guarda così come illumini bene le fronde degli alberi. Comunque finché andavo 35 all'ora stavo abbastanza bene. Ho accelerato un attimo a 50. I pinguini. Minchia il gelo, cazzo. Sei riuscito in tre parole a dire due parolacce. Hai ragione. Acipicchia. Questo freddo mi sta facendo proprio salire il sangue al cervello. Perché magari è la volta buona che dici qualcosa di intelligente. Che freddish. Faccio fatica anche a cambiare marcia perché non sento le dita. Ma alla fine non l'hai più messo l'Alleyway. Ma non ho così freddo, no. Cioè ho freddo i piedi. No, ma addosso alla fine la mia maglietta è pesante. Pensa che io
Ho la maglietta a maniche corte, la maglietta a maniche lunghe e il kiwi. Quanto è molesta? Si sembra petardi. Ma infatti quando cambierò moto, a parte che questa me la tengo, però mi mancherà questa ignoranza. Ah, attenzione, primo lampione 11.9. Beh, si è scaldato un po' da sopra. Vabbè. C'è un grado in più. Pietra? Il sasso dov'è? Dopo questa. Go freccio. Grazie. Prestone. Dove abiti a Prestone? Cosa hai fumato? Perché quando è freddo fa questo effetto. Ah, beh, adesso ho capito perché tutto l'inverno è sparato minchiate. D'estate, che era il periodo dove potevi dare il meglio di te a scuola, e la scuola non c'era, quindi niente. Io ho sempre dato il meglio di me, e solo che non venivo apprezzata. E no, è che se la capitale di uno stato è quella, e non è che puoi dire che è un'altra. Vabbè, ma io cercavo di mettere del mio, per far... ci giravo un po' intorno alle cose, ci mettevo del mio pensiero, invece i professori non apprezzavano questa cosa. Eh no, perché ci sono cose che sono bianche o nere, non è che gli puoi raccontare le sfumature del grigio. E vabbè. Ciao fans, sono le 11.20, siamo dal benzinaio colico, abbiamo fatto il pieno e fa abbastanza freddo. Cosa stai facendo, Luna? Non so, non parla, fa gesti. Cosa stai facendo? Io vabbè, niente. Niente per davvero.